Infine abbiamo la quadrupla fenditura, la numero 8, che ha le stesse dimensioni della tripla fenditura e quindi anche della doppia fenditura numero 6, e cioè distanza tra i centri delle fenditure D uguale un decimo di millimetro e larghezza delle fenditure pari alla metà, un ventesimo di millimetro di primo. Il profilo luminoso della fenditura quadrupla si ricava da quello della fenditura doppia, che era questo, fenditura doppia di identiche dimensioni, seguendo lo stesso procedimento che abbiamo visto prima per la costruzione del profilo della fenditura tripla. Il procedimento è mostrato in questa figura multipla. Si riparte dalla fenditura doppia, che è questo profilo qua, e che abbiamo visto prima è rappresentato da questo andamento di colore nero, modulato dall'andamento di Fraunhofer. Prima, nel caso della fenditura tripla, avevamo preso due massimi di Young vicine e avevamo diviso questa distanza, che era di 3,6 cm, in tre parti uguali. Adesso dovremo dividere in quattro parti uguali, quindi da 9 mm ogni parte, che sono rappresentati da questi trattini qua. E ogni 9 mm dobbiamo andare a inserire un minimo luminoso. Quindi un minimo luminoso qui, uno qui, uno qui e qua sono i due massimi iniziali. I minimi luminosi che abbiamo inserito sono questo, questo e questo. Si sono venuti quindi a formare due piccoli massimi luminosi dove prima non c'erano. Sono questi due, cioè questi. La stessa costruzione va fatta per esempio tra questi due massimi di Young, che sono distanziati anche loro 3,6 cm. Dividere quindi questa distanza in 9 parti e ogni 0,9 cm, cioè ogni 9 mm, mettere i minimi luminosi, in particolare questo, cioè questo qui, questo, cioè questo, e quest'altro. Eccoli qui i minimi luminosi che vengono inseriti, quindi i massimi erano uno qui, uno qua, uno qui, distanziati 3,6 cm e vanno inseriti là in mezzo i minimi ogni 9 mm, uno qua, 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 qui, qui, qui e così via per tutto il profilo. Così, a partire dal profilo luminoso della fenditura doppia, che è anche disegnato qua, vediamo infatti i massimi di Young, questo è un unico massimo, sarebbe questo massimo che è stato quasi completamente cancellato dal minimo di Fraunhofer, e lo stesso anche questo era un unico massimo di Young che è stato cancellato quasi completamente da questo minimo di Fraunhofer. Dunque, a partire dal profilo della fenditura doppia, otteniamo il profilo della fenditura quadrupla, che ha molti più minimi intermedi e anche dei piccoli massimi in più. Questo profilo qui è disegnato e questo è quello sperimentale vero. Il procedimento è spiegato anche qua, il pattern si può ricavare da quello della doppia fenditura numero 6, che ha gli stessi D e D'. Dividendo i 3,6 cm tra i massimi di Young in quattro parti uguali da 9 mm e inserendo ogni 9 mm un minimo di luce. Naturalmente poi c'è il pattern di Fraunhofer che si sovrappone con i suoi minimi distanziati di 7,2 cm. Quindi alla fine otteniamo questa situazione.